Palmina Martinelli aveva solo 14 anni quando fu arsa viva perché rifiutò di prostituirsi. L'agghiacciante vicenda, tornata alla ribalta delle cronache in questi giorni grazie ad una trasmissione Rai, avvenne a Fasano il 12 novembre del 1981. La giovane Palmina fu trovata esanime in casa sua, con il 70% del corpo distrutto dalle ustioni. Nonostante il trasporto presso il centro Grandi Ustionati del Policlinico di Bari, morì dopo 22 giorni di agonia, tre dei quali in coma. Gli inquirenti fin da subito addossarono le colpe dell'omicidio a due giovani di Locorotondo, Enrico Bernardi e il suo fratellastro Giovanni Costantino, ma la Cassazione archiviò il caso come suicidio. Palmina, agonizzante nel suo letto in ospedale, riuscì a rispondere alle domande del pubblico ministero di allora, Nicola Magrone, con l'aiuto del professor Fiore. La registrazione audio dell'epoca è stata trasmessa in TV mercoledì scorso. Sul nastro è chiaramente udibile il respiro della giovane Palmina, che con un fil di voce riesce a fare i nomi di Enrico e Giovanni e, rispondendo alla domanda «Cosa ti hanno fatto?», replicherà «Alcol e fiammifero». La famiglia di Palmina e l'intera comunità di Fasano ancora chiedono giustizia per l'assurda morte della quattordicenne. A tal proposito, grazie ad una petizione popolare, il prossimo lunedì a Fasano verrà intitolato Largo Palmina Martinelli, vittima della violenza e del degrado sociale.